cittadini di un comune che non hanno mai visto o in cui hanno messo piede solo per pochi giorni. È la situazione di molti brasiliani che nell'ultimo periodo hanno cercato di fissare la residenza nel comune di Val di Zoldo, pur abitando in Sud America. Esiste una parte di questa vicenda che non ci convince, che ha portato il sottoscritto a fare delle verifiche, degli accertamenti presso la questura, perché sembra, insomma, una cosa un po' strana che vi siano degli intermediari, insomma, che portano molte persone delle disparate provenienze, diciamo, del Sud America, del Brasile in particolare, a richiedere la cittadinanza, con un percorso che non è quello tipico, diciamo, consolare. Quello che ci ha un po' spaventato è appunto la quantità, il numero che ci è stato paventato. Si parla addirittura di 400 unità che sarebbero dovute nel tempo essere inserite nelle nostre anagrafi. In paese i brasiliani trovano sempre un appoggio. Io mi limito semplicemente a riscontrare che figure, diciamo, italo-brasiliane vengono in comune portando a seguito diverse altre persone, sempre di origine italo-brasiliana, chiedendo appunto l'iscrizione anagrafica, paventando che il numero sarebbe andato via via crescendo nei mesi. Questo mi ha naturalmente preoccupato, perché è stata presa in affitto una casa nella quale appunto queste persone vengono inserite per il tempo dei riconoscimenti, per le pratiche e quindi poi per il conferimento della cittadinanza. Dopodiché queste persone spariscono e non fanno più parte della nostra comunità. L'Associazione Bellunesi nel Mondo, dal canto suo, difende il diritto degli italo-brasiliani a rivendicare le proprie radici. Sono richieste legittime, il commento del presidente Oscar De Bona, perché seguiti da una specifica legge che permette di richiedere il riconoscimento dello ius sanguinis, ovvero la dimostrazione di avere origini italiane. Secca, invece, la condanna dei traghettatori, ovvero di chi si occupa delle pratiche dietro compenso. Dobbiamo condannare chi lucra su queste persone, ma dobbiamo tutelare una legittima richiesta, osserva De Bona. Richiedere la cittadinanza non è solo un riconoscimento, ma un diritto atteso da oltre un secolo di storia.